Siamo tornati su Dokkan. Non sto per fare una sfida incredibile perché non sono il tipo. Ma più che altro anche per me io non faccio quel tipo di sfide difficili perché non so, voglio giocare nel Cile. In realtà non gioco a Dokkan da molto tempo. Cioè, ci entro e basta solamente perché ci sono le ricompense, ma non ci gioco in realtà. Però è bello tornarci qualche volta, tanto per passarci un po' il tempo, ma soprattutto adesso perché tra poco c'è Sai, e quindi ci stiamo accumulando un po' di stone per fare due video come l'anno scorso molto importanti, cioè vabbè, l'evocazione, come si chiama? Le summon penso sia con Joel sia con Marcus. Io so che Joel sta accumulando le stone e faremo sicuramente un video con Marcus. Ancora non ci ho parlato. Ci parlerò sicuramente. Ora, allora, io mi sto prendendo adesso il Battlefield, ma cioè, non è che sia un contenuto tanto di intrattenimento, dire ah, una sfida difficile. È una chiacchierata, ma più che altro anche un ritorno, mettiamolo in questo modo. Un ritorno sì, però più che altro è per farmare stone, perché io il Battlefield non lo faccio, mi secca giocare, diciamo, da solo. Cioè, se io dovessi giocare da solo, tipo così tanto per, non lo so, non lo farei. Perché un po' mi urta. Se io dovessi giocare davvero a qualcosa, tipo da solo, cose del genere, io già non gioco, ok? Cioè, mi sono dato tutte le materie del secondo semestre, se non sbaglio. Ora mi manca fotografia e audio mixaggio. Infatti, ci saranno poi i preesame a breve, non lo so, a breve, però ci saranno prossimamente, sicuramente poi a settembre mi devo dare per forza fotografia del mixaggio perché poi ci sarà anche il pre-laurea perché devo farmi o il pre-tesi, non lo so, penso il pre-laurea perché è più carino. Devo cominciare anche a informarmi per la tesi, è un po' noioso, però vabbè, anche per quanto riguarda il progetto, perché devo fare un progetto anche per la tesi. Io adesso vi lascio qui nelle schede, ma anche in descrizione, sia il canale dei miei progetti singoli, sia l'ultimo edit che ho fatto, di cui sono abbastanza fiero, quindi mi invito a guardarlo e basta, perché è molto, cioè, sono molto soddisfatto di questa cosa. Io, tra poco, arrivo a 1000 stone, e non so se è un traguardo che ho mai raggiunto, penso di no, perché le spendevo, cioè non ho speso niente niente in questi mesi. Non mi ricordo l'ultima volta che ho pullato, penso da Gon. No, Gon è uscito l'anno scorso. Non mi ricordo, forse a Natale, ma neanche. Cioè, ho speso un po', ma non tutto quello che avevo. Quindi sì, cioè, io non sono neanche una persona che gioca. Io potrei farmi un sacco di stone per quanto riguarda gli eventi difficili, per esempio Battle Road. Devo farmi ancora l'evento. Allora, non mi ricordo come si chiama, l'evento lungo con la. Le boss rush penso di averle fatte tutte, se non le ho fatte tutte mi manca solamente l'ultima. Poi sì, il battle l'ho detto, ma anche gli eventi difficili come le red zone e così via, che non ho fatto tutto, quindi potrei davvero accumularmi un po' di stone. Anche le quest, le storie, cioè non le quest, la storia principale, ok? Sì, la quest si chiama, ok? Non l'ho fatta e potrei farla. E accumularmi ancora più stone. Al massimo dopo ci penso da solo, tanto per il meme, ma niente di più. Io capisco la voglia di giocare a Dokkan, che in realtà non ho completamente, a me proprio non va di giocare a Dokkan. Infatti non lo disinstallo, uno perché mi ci sono molto affezionato, secondo perché da poco c'è l'anniversario, perché ci sono alcuni giochini che vorrei installarmi, dato che il mio telefono è molto vecchio, 8 di 5 anni fa, e quindi c'ha solamente 64 giga di memoria. E Dokkan è molto consistente. Ok, quindi mi rimane tipo neanche meno di 1 giga disponibile, quindi molte cose, molti giochini così non posso installarli. Mi sono installato in realtà Squadbusters, che non so neanche se porterò, forse una partita, così, un video così come ho fatto con Clash Royale, perché poi effettivamente Clash Royale me lo sono disinstallato perché non ci giocavo più, ma stessa sorte succederà anche a Squadbusters, come tutti i giochi in realtà a cui ho giocato. Dokkan è la stessa, cioè, ha lo stesso principio, ma solamente che mi ci sono affezionato, quindi non lo disinstallo. Questa è l'unica differenza, anche se comunque pesa i suoi bei 14 giga, che non sono pochi per me. Per una persona che ha un telefono con 256 giga di memoria, io capisco che non è niente 10 giga, e per carità lo invidio.
perché lo invidio. Spero che un giorno potrò comprarmi un telefono anche io decente. No, non decente, ma decente con la memoria, perché è tanta roba. Per esempio, a proposito di questo proprio a casissimo, io sono andato recentemente in un centro commerciale, ho visto i vari telefoni di Euronics, ma davvero, cioè proprio di forma, ok? Tipo, ho visto l'S23 e l'S24, ma quanto sono belli, mi sono piaciuti davvero tantissimo. Non dico che li comprerò perché ancora il mio telefono regge e non mi sembra il caso di spendere soldi per un nuovo telefono, perché alla fine cos'è che mi cambia? Mi può cambiare, boh, giocare a qualche giochino, ok? Però tutta questa necessità di un nuovo telefono, finché mi dura questo qui, va benissimo, altrimenti poi i soldi preferisco spenderli in cose che potrebbero essermi più utili per il lavoro che devo fare, tipo una macchina fotografica mia, ma che registra anche video ovviamente, non perché non voglio specializzarmi sulle foto, fare foto è molto carino, mi piace, però fare video, diciamo, è quello che in realtà, in generale, credo vorrei fare. Nel caso più brutto in assoluto, un nuovo computer, non lo so, perché comunque i computer servono, devo lavorarci col computer, e se questo qui muore, io muoio pure, ed è un problema morire. Non morite, ragazzi, un consiglio del vostro caro Axe, ma è Axe, vabbè, molto carino Axe, non mi piace, però vabbè, passate, vi ricordo ancora sul mio canale dei progetti individuali, Axless si chiama, l'ho chiamato in questo modo. Se passate anche in realtà sul canale dei progetti di gruppo, si chiama Gruppo Elevazione, mi piace molto anche quello che abbiamo fatto là, sono molto fiero dei lavori che abbiamo fatto. Sto venendo, ripeto, il battery solamente per le stone, perché non lo farei da solo, quindi sfrutto il video per farlo. Anche se so che è molto stupida come cosa, infatti, cioè, non ci sto neanche prestando molta attenzione, solamente alla scelta dei PG, ma poi clicco solamente per fargli fare speciali personaggi. Certo, in realtà devo scegliere alcuni personaggi che tipo siano, perché questo qui dovrebbe fare tanti danni, tante special, esattamente. Però mi sono preso Barda che comunque Sila, e quindi devo per forza sfruttarlo. Per favore non mi fai altre spese, altrimenti sono morte. Sarebbe davvero un fallimento. Questo video non lo voglio pubblicare, altrimenti. Ok. Vabbè, allora mettiamo lui prima. Così si buffa e cose del genere. Lui, vabbè, facciamo fare la spesa così Sila. E poi lui fa quello che vuole, tanto alla fine. Può spararsi, ecco. Ecco come si buffa. Guarda qua che carino. Pure l'attacco, GG. Ho gli occhi molto spenti. Devo bere per forza. No. Vabbè, non deve farmi niente. Ha fatto due special, se non sbaglio. E poi, è bello il niente. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto il niente. Però lui almeno dovrebbe esilare, quindi. Oh, bello, bello. Comunque, un'altra cosa diversa dagli altri video di Dokkan è che questa volta la qualità del gameplay dovrebbe essere più alta, perché sto registrando lo schermo direttamente dal telefono e non più dalla proiezione che ho nel computer tramite il telefono, perché quello certo è molto comodo, ok? Però dato che adesso, cioè non adesso, in realtà già da un po', ho una scheda SD abbastanza capiente nel telefono, posso registrare direttamente da là e quindi avere la qualità maggiore. Perfetto. Perfetto, perfetto. Mamma mia, 15 bei minuti ben sprecati. Che vabbè, cioè, per carità, non è che. Sai che ti dico, penso che mi vada bene così. Sono certo 4 più 12 fa 16, anzi 17 stone in meno. Ma ti devo dire, sono abbastanza. Cioè, Dokkan è un gioco così bello, però un po' mi annoia. Sfortunatamente, ma questo tutti i giochi, non c'è un gioco costante a cui gioco, ma penso non sono l'unico, ma credo che sia normale. Mi farò la storia, tanto per farmi qualche stone, perché sono tante stone che posso farmi. A 1000 ci arrivo sicuro, ed è sarebbe la mia prima volta, credo, quindi sono molto contento. Certo, ormai Dokkan non è un gioco a cui gioco, però. E sarà sempre il mio cuoricino. Vediamo dopo il decimo anniversario che succede, perché comunque il decimo credo che sarà super super corposo. E se non sbaglio, molto prossimamente, forse ai KK di quest'anno, ci sarà l'unione
nelle due versioni, già per Global. Mi raccomando, ovviamente, iscrivetevi, fate quello che volete, mi piace, non mi interessa, ma se passaste dai canali dei miei lavori individuali di gruppo, mi sarei molto felice. Lascerò qua nelle schede finali, almeno il mio canale individuale. Passateci, mi raccomando, mi farebbe molto piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte!